In primo piano, spiaggia illuminata anche di notte, a Rimini scattano le denunce della Polizia Municipale, controlli nel weekend per verificare il rispetto dell'ordinanza comunale. In cronaca, 3 arresti e una persona accoltellata. Notte agitata sulla Riviera riminese, solo grazie all'intervento di 3 pattuglie della Polizia di Stato è tornata la calma. In regione maltempo arrivano i fondi per un totale di 79 milioni di euro alle imprese dell'Emilia Romagna colpite dalle calamità naturali tra il 2013 e il 2015. Trasporto e solidarietà a migliaia in spiaggia per Rimini Formutoco, tornei di beach tennis, beach volley e foot volley con l'obiettivo di aiutare lo Zimbabwe e la piccola comunità di Montegallo. Bentrovati con la nostra informazione. Dunque, in apertura torniamo ad occuparci della spiaggia, dei problemi della spiaggia. D'estate ovviamente particolare attenzione c'è da parte delle forze dell'ordine su un tratto di arenile particolarmente a rischio. Insomma, la spiaggia, dunque, partiamo prima da una situazione che si è venuta a creare nel corso delle settimane passate. Adesso la spiaggia riminese sarà illuminata anche di notte. Bene, per i primi bagnini che non hanno ottemperato a quella che è una vera e propria ordinanza comunale, sono scattate le prime denunce, sentite. Spiagge illuminate di notte, arrivano a Rimini le prime multe ai bagnini, una misura introdotta quest'anno dall'ultimo weekend di maggio fino al secondo fine settimana di settembre, che nasce allo scopo di incrementare la fruizione e la vivibilità degli stabilimenti anche al fine di aumentare la sicurezza della spiaggia durante le ore notturne e agevolare la tutela e la vigilanza di un tratto di territorio particolarmente sensibile. I controlli realizzati in accordo con la Questura di Rimini hanno interessato in questa prima fase gli stabilimenti balneari dal molo verso sud dall'1 al 50 e hanno portato all'accertamento di 3 violazioni all'ordinanza. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione da 1.032 euro, come previsto dall'articolo 1164 del codice della navigazione, in osservanza di norme su beni pubblici. L'amministrazione comunale riminese sottolinea che le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni e interesseranno tutta la fascia costiera. Continua inoltre l'attività del nucleo operativo antiabusivismo commerciale, da fine aprile impegnato quotidianamente nel contrasto verso le problematiche connesse alle varie forme di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico. Durante il presidio dei viali delle regine, gli agenti hanno fermato una batteria di pallinari composta da cittadini romeni all'opera in viale Vespucci. Nel corso degli accertamenti, uno dei componenti del gruppo si è dimostrato piuttosto aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti, tanto che è stato necessario chiamare una pattuglia di rinforzo. L'uomo, quindi, è stato identificato e denunciato a piede libero per resistenza pubblico ufficiale. I componenti della batteria di pallinari sono stati inoltre sanzionati con verbali da 1.000 euro ciascuno, come previsto dal regolamento di polizia urbana. E su tutta quanta la questione relativa alle spiagge illuminate di notte è intervenuto anche Giorgio Mussoni, presidente di Oasi, che ha sottolineato come riferimento al tema dell'illuminazione degli arenili. Tengo a precisare che noi sosteniamo l'iniziativa del Comune di Rimini e del Questore, l'illuminazione come uno degli strumenti per la sicurezza, dice Mussoni. Infatti i bagnini hanno temperato all'accensione dei fari. Voglio solo aggiungere che non è un'attività risolutiva e nulla toglie la necessità di continuare il miglior presidio delle spiagge. Restiamo in spiaggia, ma con la cronaca, perché 3 arresti, una persona accoltellata è stata trasportata all'ospedale infermi di Rimini. È accaduto stanotte sulla spiaggia riminese, parapiglia che si è verificato verso le 2 nella zona del porto. Dalle prime indiscrezioni a innescare la miccia sarebbero stati alcuni furti commessi sulla battigia. Ne è nata una caccia all'uomo con i derubati che avrebbero cercato di individuare i predoni, ma nella concitazione un ragazzo è rimasto ferito al gluteo da una coltellata. Sul posto sono accorse 3 pattuglie della Polizia di Stato con gli agenti che hanno cercato di riportare la calma, un'ambulanza del 118 che si è occupata del ferito per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale infermi. Nel frangente sono state 3 persone bloccate dal personale dei volanti e portate in questura per ulteriori accertamenti. Al momento tuttavia i fatti sono ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti, che stanno cercando adesso di capire esattamente cosa sia accaduto sulla battigia. Il ferito medicato in ospedale a Rimini è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.
Voltiamo decisamente pagina, anche se restiamo in cronaca, e andiamo ad occuparci di un altro dei temi che ha in qualche maniera tenuto banco sull'attenzione, l'attenzione pubblica delle scorse settimane, scorsi mesi. Parliamo del carcere, dei casetti di Rimini, delle violenze all'interno dei casetti. Ebbene, interviene il sindacato, il SAPPE, oggi, che dice la situazione è insostenibile. Sentite Gianluigi Lucarelli. Un altro episodio di violenza si è consumato domenica pomeriggio tra le mura del carcere Casetti di Rimini. Vittima un agente della polizia penitenziaria. Il sorvegliante ha fatto uscire dalla cella un detenuto marocchino. Il nordafricano, appena si è aperta la porta, ha afferrato uno sgabello ed ha aggredito l'agente, colpendolo al polso e fratturandogli un dito. È scattato l'allarme, altri agenti sono riusciti a bloccare il detenuto e a rinchiuderlo nuovamente in cella. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con l'ambulanza e trasportato all'ospedale infermi di Rimini, da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre il marocchino è stato denunciato a piede libero. Stiamo vivendo ancora una serie di disagi presso la casa circondariale di Rimini, spiegano il segretario generale aggiunto del SAPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Giovanni Durante, ed il segretario nazionale Francesco Campobasso. L'aggressione all'assistente capo da parte di un detenuto extracomunitario è un fatto gravissimo, dicono, che mette in risalto l'ennesimo fallimento dei metodi nuovi di vigilanza voluto dall'amministrazione penitenziaria. L'inaudita violenza da parte del marocchino scatenata senza motivo alcuno era già stata segnalata poco prima, quando lo stesso individuo, raccontano, aveva posto in essere un comportamento simile. Richiamiamo l'amministrazione penitenziaria alle proprie responsabilità, in quanto da troppo tempo, sottolineano entrambi, omette di considerare le gravi criticità in cui versa la struttura riminese. Il SAPPE poi conclude, tocca un intervento forte e deciso, saranno allertate tutte le autorità politiche e amministrative, in quanto ai casetti la situazione è gravissima. Due anziani pedoni sono stati falciati da un'auto in transito mentre attraversavano la strada nel Ravennate. L'incidente è avvenuto oggi alle 9.45 nella frazione San Pietro in Vincoli. Secondo le prime ricostruzioni, quanto è accaduto, una coppia di anziani, marito e moglie di 87 e 81 anni, si trovavano sulle strisce pedonali per oltrepassare via Farini, la via centrale del paese. Tuttavia la coppia è stata travolta da un'autovettura condotta anch'essa da un'anziana. Sul posto sono subito arrivati per i soccorsi, naturalmente, in mezzo il 118, due ambulanze, l'elicottero delle emergenze. Entrambi hanno riportato ferite giudicate molto gravi dei primi soccorritori. La donna in particolare è stata trasportata all'ospedale Bufalini Cesena con l'elicottero. Secondo i primi riscontri sarebbe in pericolo di vita sul posto. Per rilievi è arrivata la polizia municipale di Ravenna, mentre i carabinieri della stazione di Campiano hanno provveduto a chiudere la strada per effettuare i rilievi. In regione adesso con la nostra informazione parliamo di maltempo. Arrivano i fondi per un totale di 79 milioni di euro alle imprese dell'Emilia Romagna colpite dalle calamità naturali tra il 2013 e il 2015. Da Bologna, servizio filmato dal collega Alessio Bertini. Dopo la pioggia, le nevicate e altri disastri del clima, ora su oltre 1.100 imprese dell'Emilia Romagna cadono i fondi per gli indennizzi dei danni subiti in seguito ai 5 gravi episodi di maltempo per i quali dal 2013 al 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Avranno tempo per chiederli dal 27 luglio al 4 settembre. La giunta regionale dell'Emilia Romagna ha infatti approvato il bando per la concessione dei rimborsi rivolti alle aziende che hanno subito danni per un totale di circa 79 milioni e mezzo di euro. Saranno rimborsati la ristrutturazione di immobili sede dell'attività, la sostituzione o ripristino di macchinari ed attrezzature, l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati. Il tetto massimo degli indennizzi sarà di 450.000 euro per ogni sede di impresa danneggiata. Nei 60 giorni successivi alla presentazione di richiesta, la Regione effettuerà l'istruttoria e trasmetterà l'elenco delle domande accolte al Dipartimento di Protezione Civile. L'obiettivo è ottenere l'ok della graduatoria dei contributi entro il 31 dicembre 2017 per procedere quindi all'erogazione. In provincia di Piacenza sono 188 le imprese che possono accedere al bando, a Parma sono 145, a Reggio Emilia 110, a Modena 37, a Bologna 72. E poi a Ferrara ci sono 19 aziende, 237 nella sola provincia di Forlì Cesena. Infine a Ravenna e Rimini ce ne sono rispettivamente 210 e 98. Torniamo ad occuparci di cronaca, perché avevano messo a punto un astuto raggiro che ha permesso loro di accumulare 150.000 euro ai danni di agenzie di scommesse in giro
in tutta Italia. A scoprire la banda sono state le indagini dei carabinieri della compagnia di Cesena dopo l'ennesimo episodio avvenuto in questo caso a Sarsina. Una ventina di truffe messe a segno, di cui alcune anche nel territorio forlivese, secondo il censimento fatto dai militari dell'Arma. In totale sono state denunciate 14 persone, tutte residenti tra le province di Napoli, Caserta e Roma, per i reati di truffa continuati in concorso, ma anche falsità materiale e autoriciclaggio. L'operazione è partita da una denuncia fatta dal titolare di una ricevitoria di scommesse di Sarsina. Oltre ai 14 soggetti di età diverse, tra i 22 e i 47 anni, è stato denunciato anche il titolare di un'attività di telefonia. L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe attivato diverse SIM che sarebbero poi state utilizzate per le telefonate dei finti tecnici, intestandole a persone reali completamente ignari di quanto stesse accadendo. Sui documenti delle SIM erano presenti anche le firme falsificate degli intestatari inconsapevoli. Parliamo di ozono, perché è alto il livello di ozono nel riminese, ma anche in diverse province della nostra regione. Sentite. Preoccupa ancora l'alto tasso di ozono presente nell'aria. Tra le 21 stazioni di rilevamento della regione ci sono anche quelle di Savignano di Rigo nel comune di Sogliano Rubicone e di San Clemente in Valconca, ad aver superato oltre 25 volte il limite di concentrazione di ozono. Legambiente, che analizza il fenomeno su dati ARPA, ha definito la situazione critica. L'inquinamento da ozono troposferico si manifesta nei mesi di maggiore caldo ed è altrettanto pericoloso per i polmoni come l'inquinamento da polveri sottili in inverno. Se la presenza dell'ozono nella stratosfera, spiega Legambiente, svolge un'importantissima funzione protettiva per la salute umana e dell'ambiente in cui viviamo, producendo uno schermo in grado di filtrare la radiazione ultraviolette, potenzialmente cancerogene, alte concentrazioni di questo gas nella troposfera, lo strato sovrastante, la superficie terrestre, risultano nocive per la salute dell'uomo, oltre che per gli equilibri degli ecosistemi. Causa problemi ai tessuti dell'apparato respiratorio, provocando irritazione agli occhi e alla gola, tosse e riduzione della funzionalità polmonare, aggravando anche asma ed altre patologie respiratorie nei soggetti più a rischio, come bambini e anziani. L'ozono troposferico è un inquinante di origine sia antropica che naturale, spiegano, che tende a prodursi per effetto della radiazione solare in presenza di inquinanti primari quali gli ossidi d'azoto e i composti organici volatili prodotti in larga parte da motori a combustione e dall'uso di solventi organici. Legambiente chiede quindi una maggiore attenzione per prevenire l'inquinamento da ozono. Giovani pagati per andare in vacanza e naturalmente raccontare sui social network tutte quante le particolarità della Riviera Romagnola. È un'iniziativa questa del Silvi in collaborazione con APT Servizi e con altre associazioni del territorio, che vuole in qualche maniera rilanciare, promuovere il territorio, e lo fa in maniera decisamente particolare. Sentite. Prendere uno stipendio per andare in vacanza e divertirsi, il sogno di tanti ragazzi, destinato presto a diventare realtà in Riviera, e l'offerta di lavoro proposta dal CILB, l'associazione di categoria di discoteche e locali, in collaborazione con APT Servizi, Black Marketing, Guru e Confcommercio di Rimini, è rivolta ai giovani under 30 che ogni 15 giorni saranno selezionati e assunti per trascorrere le vacanze nella Riviera Romagnola. Unico obbligo raccontarla sui social network, un modo davvero particolare di promuovere la costa, dai parchi ai locali da ballo, dalla ristorazione alle strutture ricettive, un ampio ventaglio di opportunità. Il progetto si chiama Il lavoro più bello del mondo e dal 1 luglio sono già all'opera una ragazza e un ragazzo selezionati negli scorsi mesi grazie ad una campagna digitale creata ad hoc. Certamente l'iniziativa non si ferma qua, ma guarda al futuro per trovare altri giovani under 30 che vogliano raccontare ogni aspetto della Riviera Romagnola sui social network, strumento che le nuove generazioni utilizzano abitualmente per comunicare e trasmettersi non solo informazioni ma anche emozioni. Le iscrizioni dunque sono ancora aperte ed è possibile candidarsi per trascorrere le vacanze sulla Riviera Romagnola ed essere pagati. Maggiori informazioni si possono avere su due siti web dedicati all'iniziativa: www.myrimini.com e www.lavoropiubellodelmondo.com. L'iniziativa fa parte di un nuovo progetto di marketing ideato per il rilancio del distretto riminese. La volontà è quella di far raccontare senza filtri l'offerta di intrattenimento della Riviera, dai parchi ai locali da ballo, dalla ristorazione alle strutture ricettive. Iniziative adesso, grande successo per l'edizione 2017 di Passaggi di Vino,
che anche quest'anno, in fine settimana, ha letteralmente affollato la zona riminese del ponte di Tibere. Sentite. Successo per questa edizione di Passaggi di Vino al Borgo San Giuliano, nel pieno centro storico di Rimini. Protagonista l'eccellenza enogastronomica del territorio, una grande festa dove turisti riminesi hanno potuto dare libero sfogo al palato. Un'edizione che però è stata condita anche da un pizzico di polemica sollevata da Gaetano Callà, presidente del Consorzio Strada dei Vini e dei Sapori Colli di Rimini. Direi che è un evento che rispecchia veramente il nostro territorio. Un po' di polemica ogni tanto bisognerebbe farla, perché sul territorio vengono fatti degli eventi che non hanno niente a che fare con le nostre eccellenze, è solamente un abuso commerciale per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande. Passaggio di Vino è e rimane l'unico evento che fa conoscere i veri gioielli del nostro territorio, della provincia di Rimini. Sono stati presenti in questa edizione 40 cantine con i loro prodotti migliori, dalla Rebola. Abbiamo avuto il banco assaggi delle bollicine, nulla a che dire con altri territori, ma il nostro sta veramente crescendo in maniera veramente splendida. Le nostre bollicine rosse ottenute da uve di Sangiovese in purezza, i nostri rosati brutti sono veramente una cosa da assaggiare, da provare e ancora oggi poco conosciuti. Abbiamo i nostri brutti di Chardonnay, tutto quanto. Avevamo un banco dedicato veramente a queste bollicine della provincia di Rimini, che ha avuto un enorme successo, che era curato naturalmente dai grandi accademi della Muffa Nobile, che ha sede a Bologna, di cui noi facciamo anche parte. La famosa Muffa Nobile si riferisce naturalmente ai nostri grandi muffati o passiti. Rimini ha questa ricchezza di questo enorme palcoscenico, di questo grande ponte romano, ancora oggi forse un po' maltrattato, ma per fortuna ci sono in previsione i lavori di isolamento, diciamo, di far risplendere questo monumento che ormai supera i 2000 anni, no? Dove questa location dà il meglio veramente a questo evento che è Passaggi di Vino. Trasporto e solidarietà, migliaia in spiaggia per Rimini for Butoco, l'iniziativa questa ormai da 15 anni. Si svolge a Rimini in diversi stabilimenti del lungomare, tornei di beach tennis, beach volley, foot volley, con l'obiettivo di aiutare lo Zimbabwe e la piccola comunità di Montegalo nell'Ascolano, che ha subito di recente un violento terremoto. Sentite. Sport e solidarietà in spiaggia, lungo chilometri di arenile attrezzato per giocare a beach tennis, beach volley, foot volley. Rimini for Butoco, anche quest'anno accolto nel segno, riunendo in una settimana sulla spiaggia rivierasca migliaia di persone, sportivi ma soprattutto gente entusiasta di poter contribuire ai progetti nell'ospedale in Zimbabwe, diretto dalla dottoressa Marinella Pesaresi e dal dottor Massimo Migani, e per finanziare la piccola comunità di Montegallo nell'Ascolano, colpita di recente da un violento terremoto. Quest'anno festeggiamo 15 anni di Butoco, quindi di Rimini for Butoco, quindi siamo arrivati a un obiettivo super importante, anche perché i sacrifici sono enormi da parte mia, dalla mia famiglia, di altre famiglie. La gente adesso viene per la solidarietà, ovviamente vengono a camminare, vengono a giocare, ci divertono, l'aggregazione con gli altri, però per la solidarietà, tutti, guarda, anche moltissima gente che non partecipa, ci danno l'offerta lo stesso. Questa è veramente, dalla parte della gente, una bellissima cosa. Quest'anno noi siamo riusciti a coinvolgere con le nostre manifestazioni 2000 passa persone, quindi i numeri sono esorbitanti. Siamo su 20 bagnini a Marina Centro e, per dire, ieri mattina abbiamo fatto una camminata all'alba alle 5.41. Siamo riusciti, non so come, neanche io, perché ancora io e i miei amici siamo ancora contenti con tanta adrenalina. E siamo ancora sconvolti perché 1300 persone sono venute. C'è sempre una grande partecipazione, c'è sempre una grande soddisfazione, non solo nell'organizzarlo ma anche proprio nel partecipare. Quello che anima veramente Butoco è questa possibilità di divertirsi e aiutando persone che ne hanno veramente bisogno. Sono lontane, ma attraverso queste, secondo me, chiunque partecipa le sente vicine e vive la gioia proprio di aiutarli concretamente, ed è importante.
Non c'è altro, con la nostra informazione mi fermo qua, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta streaming a 24 ore su 24, tutte le produzioni, la rete, tutte quante, l'edizione del nostro regionale, l'indirizzo telerimini.it. Al termine della sigla vi lascio con l'approfondimento, un focus del nostro telegiornale, parleremo del caldo, ma soprattutto della frutta e della verdura di stagione che possono essere sicuramente un ottimo rimedio al caldo di stagione, possono aiutare evidentemente tutti quanti noi a vivere meglio queste giornate torride. Io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci. La bella stagione estiva regala varietà e colori in tavola, più leggera e nutriente rispetto a quella invernale. La frutta e verdura che consumiamo in questo periodo non solo gratifica il nostro palato per la sua dolcezza e freschezza, ma ci aiuta a mantenere il giusto livello di idratazione al nostro organismo, proprio grazie al suo elevato contenuto d'acqua. E per sapere come è partita questa stagione estiva andiamo al Centro Agroalimentare di Rimini, il mercato ortofrutticolo più importante del nostro territorio. Ormai le stagioni non sono più come una volta, o è troppo freddo o è troppo caldo. Caldo. Sì, infatti abbiamo un caldo torrido e questo qui ha fatto aumentare i consumi giustamente di frutta e verdura, che sono i prodotti che rimangono più freschi per l'alimentazione estiva, insomma. La frutta e verdura è l'unico alimento ottimo per questo tipo di stagione, per questi caldi torridi, insomma. Naturalmente il consumo durante la stagione estiva aumenta, e per voi il lavoro? Eh beh, certo, il lavoro aumenta tantissimo, e il periodo estivo in Romagna col turismo è essenziale, insomma, che sia così, per superare i periodi morti invernali, insomma. Ecco, per quanto riguarda invece la disponibilità di frutta e verdura qui al nostro mercato, so che è diventato un punto di riferimento. Sì, sì, abbiamo un bacino ormai di produttori molto grande e quindi abbiamo frutta in abbondanza, non abbiamo nessun tipo di problema, insomma. Cioè, la frutta, diciamo, è più di produzione nostra o è molta di importazione? No, in questo periodo abbiamo al 99% produzione locale, a parte, insomma, la frutta esotica normalmente. Però insomma il 99% è locale. I prezzi in questo momento sono molto altalenanti, perché con questa stagionalità, con questi caldi torridi, abbiamo dei momenti dove c'è un'esagerazione di prodotto, con momenti invece che proprio andiamo a finire a zero, e quindi dopo in quei momenti i prezzi scrizzano alle stelle. Quindi possiamo dire che con la disponibilità di frutta e verdura in un certo senso si è persa la stagionalità. Questo sì, è vero. Purtroppo, per fortuna, non so giudicare. Però in qualsiasi periodo dell'anno possiamo trovare qualsiasi cosa. Infatti adesso in questo periodo possiamo trovare le arance come i clementini, frutta che è prettamente invernale. C'è una piccola richiesta, ma c'è anche di questa frutta così fuori stagione, insomma. E anche d'inverno abbiamo la stessa cosa, possono arrivare ciliegie piuttosto pesche da oltremare, quindi abbiamo la frutta estiva anche nel periodo invernale, insomma. Mangiare la frutta di stagione secondo me è la miglior cosa, perché sì, è vero che c'è questo prodotto tutto l'anno, però poi ha delle gestioni di magazzino diverse, quindi abbiamo dei tempi di attese più lunghi, 15-20 giorni per farla arrivare, quindi non abbiamo un prodotto fresco. È meglio andare sempre su un frutto di stagione che è molto più buono, insomma.